La New Horizon è una sonda spaziale della NASA per esplorare Plutone e il suo satellite Caronte. Il lancio è avvenuto il 19 gennaio 2006. La sonda viaggia ad una velocità di 58.000 km orari ed è l'oggetto artificiale che ha la velocità più alta mai lanciata dalla Terra. L'arrivo su Plutone è previsto per il 14 luglio 2015. L'obiettivo primario è di studiare la geologia e la morfologia del pianeta nano e del suo satellite Caronte, creare quindi una mappa della superficie dei due corpi. Altri obiettivi sono lo studio dell'atmosfera e l'analisi ad alta risoluzione di alcune zone della loro superficie. La sonda studierà anche i quattro satelliti minori, Stige, Notte, Cerbero e Idra, e la ricerca di eventuali satelliti o anelli sconosciuti. La missione poi prevede che la sonda continui il viaggio nella fascia di Kuiper per indagare su questa zona che per noi è ancora molto sconosciuta. Una curiosità, la sonda contiene una parte delle ceneri di Clyde Tombaugh, l'astronomo che nel 1930 scoprì appunto Plutone. Le eccezionali immagini che state vedendo sono del 12 e 14 aprile scorso, quando la sonda New Horizon ha fotografato per la prima volta Plutone e Caronte da una distanza di 104 milioni di chilometri, mentre danzano l'uno intorno all'altro. Plutone e Caronte, infatti, ruotano attorno ad un comune centro di massa, una volta ogni 6,4 giorni terrestri, e queste immagini sono una rotazione completa del sistema. A causa delle forze mareali si sa che la rotazione dei due pianeti è sincrona con il moto di rivoluzione, ma questa è la prima volta che tutto può essere visto con i nostri occhi. Dopo aver atteso per 9 lunghi anni, durante i quali la sonda ha attraversato lo spazio, è ora stupefacente vedere Plutone prendere consistenza sotto i nostri occhi, trasformandosi da piccolo puntino luminoso fino a diventare un vero e proprio pianeta da esplorare. Naturalmente le immagini che la sonda spaziale invierà a Terra miglioreranno moltissimo man mano che la New Horizon si avvicinerà al suo imminente appuntamento estivo con il sorvolo di Plutone. È difficile anche solo immaginare quali sorprese ci attendono quando la New Horizon passerà a soli 12.500 km sopra la superficie di Plutone quest'estate. Continuate a seguire il mio canale che sicuramente ne riparleremo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.